I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 2/03/2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri, puoi venire anche tu dove il cielo è più blu, casa Lotto in TV. Yeah, yeah, yeah. E buonasera, buonasera a tutti quanti, un ben ritrovato, rieccoci con il consueto appuntamento del venerdì e sera. Ciao Marco, ben ritrovato. Sì, mi stavo facendo i fatti miei, ma in realtà stavo parlando con Lio. No, io stavo dicendo, Lio. Ma è giovedì, è venerdì, no, è che venerdì. Giorno è? Venerdì, siamo vicino al weekend. Intanto saluto Lio, ti appoggio qua dietro al calduccio e stavamo appunto chiacchierando sulle traiettorie ovviamente dedicate ai consigli. Intanto ben ritrovata, ci siamo, un'altra serata insieme, pronti ad affrontare domani la quinta estrazione del mese, quindi tra 24 ore saremo già qui appunto per vedere come andrà quella del sabato sera. Siamo pronti, ovviamente commenteremo gli ottimi risultati di ieri, anche se è già stato fatto nel pomeriggio, quindi insomma lì c'è molto più tempo per vedere gli scontrini. Intanto sempre grazie, perché anche ieri sera proprio durante la diretta voi siete fantastici, avete una velocità e una rapidità nel momento in cui andiamo a commentare un risultato ovviamente ottenuto con i nostri consigli nell'inviarli. Poi c'è anche l'estrazione dove ovviamente nulla arriva perché magari nulla si è vinto, quindi anche quella va considerata. Come sempre ricordo, nell'appuntamento serale il tempo a mia disposizione è stringatissimo, quindi ci perderemo un po' in chiacchiere. Poi le chiacchiere che invece farò per darvi i consigli preparati per domani sera dalla redazione saranno stringatissime, anzi ne approfitterò proprio qui dallo studio, anche perché la poltrona è proprio comoda, quindi me ne sto qua buono buono, vi spiego bene il contenuto e poi una volta arrivati di là vediamo qual è il contenitore, ovvero il portale che appunto contiene quel consiglio, e mi taccio. Quindi partiamo dalle notizie e poi andremo a parlare, beh, ovviamente già ieri sera se ne è molto parlato, del meraviglioso 90. State lì perché io parto da questo numero. Sì, sì, sono belli comodi su queste poltroncine. Col cellulare che mi punta nella schiena adesso dietro, non tantissimo, ma lo sposterò. Immagino. Allora, parleremo, ve lo dico, vi anticipo un po' tutto quanto. Stasera parleremo di cinema, parleremo del The Rocky Horror Picture Show. Poi, seconda notizia, piante marzoline di questo mese di marzo e andremo a parlare, a vedere le immagini meravigliose della Magnolia. E poi l'ultima notizia, sempre scene madri, e qui Marco ce la racconterà per bene, perché io, insomma, il pupazzo bastardo di Profondo Rosso. Quindi ecco. Sembra un po' maniaco, però bellissimo. Vedremo anche le belle immagini. Ero piccolino anche lì, l'ho visto appena uscito. Infatti tu ti sei fatto tutti quanti i film. Sì, perché non è che ci cagassero storici. Molto i genitori, quindi io e mio fratello guardavamo la televisione di sera. Uno dietro l'altro. Eh sì, tutti quelli che uscivano, insomma. Sì. Non so che anni erano, avrò avuto 10 anni, sarà l'82. E questo è incominciato nel 70, 77. Ma no, Profondo Rosso. No, aspetta, horror intrapreso. Ieri abbiamo parlato di Shining, però forse quello è prima. Che... 70, Profondo 75. Rosso nel 75?
no, vabbè, allora quindi sarà arrivato poi negli anni 80, sì, ero no, 85, no, non avevo neanche la capacità sì, di comprendere. Sì, l'hai visto un pelo dopo. Sì, 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 beh, 7, 8, 9 anni li vedevo, però no, 3 anni anche no. No, 3 anni. Beh, no, 3 anni ero lì a guardare le apine che giravano, no, 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 dopo ho iniziato. Tanto devi partire tu, è inutile ah, che sì, mi guardi. Sì, sì, no, parliamo so di essere bellissimo, che quindi, dai, vai. The Rocky Horror Picture Show. Assoluto cult movie del 75, anche questo diretto dal neozelandese Jim Sharman e tratto dallo spettacolo teatrale The Rocky Horror Show del 73 di Richard O'Brien, sceneggiatore e autore delle musiche nate per lo spettacolo e usate anche nel film. O'Brien appare nella pellicola come anche attore nel ruolo di Riff Raff. Trasgressiva variazione sul tema di Frankenstein, il film non è mai stato doppiato in italiano, per fortuna, ed è stato rappresentato per decenni a Milano al Cinema Mexico, con gli spettatori che replicavano dal vivo in platea quello che accadeva sullo schermo. Io no, non l'ho mai visto. Vergognati. No, lo so. Ti devi vergognare. Lo so, lo so. No, vabbè, vergogno, adesso no. Ma non è, non è proprio... di certo un'opera d'arte. Diciamo che ha segnato un tempo. Sicuramente nella comunità milanese del tempo c'era un bordello al Messico, perché c'erano le panche, per cui partiva di tutto. Insomma, è stato diciamo un momento molto divertente. Andava in onda tutte le sere, quindi poi c'era anche la rappresentazione teatrale, insomma, c'era un casino. Infatti, era sì, quella sì, carina. Una roba proprio molto divertente. C'è che, ecco, invece a me dispiace molto che non sia mai stato doppiato. Ecco, mentre Joe scrive peccato, e io no, io sono purtroppo per il doppiaggio, perché mi piace proprio capire tutto e non sopporto tutto ciò che è in lingua originale, perché sono troppo ignorante. Uno si perde pezzi. No, proprio non ce la faccio, sì, perché o leggo i sottotitoli o... C'è che questo è un musical comunque, quindi insomma diciamo che è molto leggero, lo sopporti anche in lingua originale, poi la storia è assolutamente capibile, però ha sicuramente segnato un tempo, sì. Te lo presterò. No, guarda. Ma non è niente. No, lo so, ma no, sai che non è proprio... È famosissimo, qualche pezzettino qua e là di spezzoni online. Ma non c'è niente di horror qua. No, ma non è proprio il mio genere. È un Frankenstein. Non mi acchiappa. Secondo me, se vedi il Frankenstein che esce dall'acqua col costumino dorato, che dici? È un figo pazzesco, secondo me ti fa capire che... Ma sì, ma è ovvio che è un po'... Ma no, è un musical. È divertente proprio. No, no, è un musical divertente, divertente, fa ridere, ma fa solo ridere, non c'è niente di horror. The Rocky Horror Picture Show, tutto è fuorché. Ah, okay. No, non appartiene a quella categoria. Ma no, ci sono questi due che si perdono, sono due timorati, che poi lei è un'attrice famosissima, oltretutto l'ho rivista giovane, l'avevo rimossa, tipo in macchina, si ferma la macchina in un posto, villa pazzesca, un po'... come si chiama l'attrice? Che è? Eccola, la Susan Sarandon. E dopo lei si innamora del padrone di casa, che è questo tipo fuori di testa qui, ma non c'è nulla di che, dentro c'è sta specie di festa, loro poi hanno, lui ha creato un mostro, che in realtà è un figo pazzesco, che è un Frankenstein immerso nell'acqua, con un costumino dorato, ma sì, ma è una roba ridicolissima, assolutamente, quindi è divertente perché ha segnato un tempo, insomma, certo. Poi ha delle scene. Ecco, infatti, con queste mesh bianche. Sì, sì, non c'entra proprio niente. Guarda, lì c'è solo da ridere, ma ridere, sì. Poi mi sembra che lei fa anche una scappatellina all'interno, adesso non lo ricordo però... più. Sì, 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 sì. Poi c'è il fidanzato di lei, questo timorato con gli occhiali da faccia ragioniere, che mi sa che si innamora del mostro. Insomma, sì, trombano, insomma, adesso. Storie d'amore. Che quello non è amore. E oggi verrebbe chiamato... Vabbè. No, ma oggi c'è un termine che in quegli anni non c'era, poliamore. Sì, sono molto fluidi, quindi vedi che ha cavalcato i tempi. Torna assolutamente. Tutto. Lì c'è proprio il fluid gender e tutte queste robe che non si capisce più niente, insomma. Quindi è molto molto carino, invece io te lo consiglio, perché fa ridere, assolutamente. Non c'è niente proprio... Ma non si vede né il sesso, né il sangue, il nulla. È una storia stupida. Molto carina però, che ovviamente io da stupido ho sempre apprezzato.
Adesso andiamo quindi sì. a parlare invece di questo meraviglioso 90 dedicato al sabato sera. Sarò veloce di qua ma anche di là soprattutto perché il tempo è davvero poco poco. Per sabato attenzione ancora perché ne abbiamo parlato e devo dire che i risultati non sono mancati, ritornando anche al semplice 12, 21 e 90 di Napoli, Lambo Vertibile col 90 e questa è una manovra che porteremo avanti perché io e lui abbiamo il sospetto che più di un terno col 90 associato ai vertibili, poi che siano impuri o puri, quello dipende dai nostri calcoli e dalle nostre scelte, ovviamente. Ne prenderemo una serie, quindi per quanto riguarda la prossima stagione abbiamo davanti una serie di giocate che metteranno spesso in campo il 90 coi vertibili e poi vabbè lì si va dritti al punto con il miglior numeretto in ambo secco col 90. Facilissimo giocare, quindi l'ambo e il terno. Occhio al terno perché divertibili, intanto l'abbiamo già detto, all'interno del mese di marzo ne abbiamo già visti e vinti alcuni, ne devono arrivare una quantità industriale e quindi capite che il connubio di prendere quella che è la statistica mensile, cioè la ricchezza degli ambi vertibili a costare la 90, non è così difficile. Ci vediamo in redazione. E allora velocissimi con l'895095 al tasto 3, il totale del gioco sono due terni e un ambo. L'ambo ve l'ho spiegato, ha a che fare con numeretto, il secondo terno è il 90 con l'ambo vertibile e il primo è proprio lui, il terno del sabato sera, cioè un terno col 90, una ruota. Sparisco e vi aspetto con l'io come sempre al tasto 3. Thank you.
invece parliamo di piante. Ah no, ma aspetta, poi si può sempre dire di no, eh? Ah, sì? Certo. Ah, no, scusate, era un nostro argomento. Certo, puoi dire di no. Ah. Uno dice sì, no. No, ah, ok, in base alla situazione. Certo, assolutamente. Vabbè. Quindi allora, ti porta a una riflessione, allora, perfetto. Ci possiamo pensare. Nuovi progetti, non diciamo nulla. No. Piante marzoline. Andiamo a vedere le immagini stupende della magnolia. Ah, pensavo la forsizia fresca che c'è tre mesi. Ma infatti un profumo ma arriva. Tantissimo, davvero. Vero? Sai quella plastica che sa di petrolio? E beh, è tipico della forsizia. Ieri c'era la mimosa qua dietro. Quella che intanto vera. Arrivava, esatto, sì, il profumo, infatti. Sì, beh, che sia profumo la mimosa, odore. No, beh, quello che arrivava qua era profumo. Secondo me poi quando diventa un po' marcetta lì, l'odore non è il migliore. No, quando ci sono tutte le palline che si seccano tutte, va lì bene. Poi c'è... Vabbè, insomma, va bene. Allora, parliamo però della magnolia, che è una pianta originaria dell'Asia. Eccola qua, che fiori meravigliosi. Ed è anche dell'America settentrionale e centrale. Fa parte dell'antica famiglia delle magnoliacee, di cui esistono più di 80 specie, alcune delle quali possono anche essere coltivate in vaso. Ecco, non lo sapevo. La caratteristica principale di questa pianta sono senza dubbio i grandi e bellissimi fiori, di colore diverso a seconda della specie, ma sempre con un profumo intenso e inconfondibile. Il nome le venne assegnato dal botanico Charles Plumier, 1646-1704, in onore di Pierre Magnol, un medico naturalista che innovò il sistema di classificazione botanica. La magnolia è presente sulla Terra da milioni di anni, fatto testimoniato anche da alcuni ritrovamenti fossili. È notoriamente una pianta longeva e dalla crescita molto lenta ma costante. La magnolia più antica d'Europa si trova all'Orto Botanico di Padova ed è stata piantata nel 1787. Sarà immensa. Anche, esatto, mi sono stupita per quello di vederla, cioè, in vaso, perché diventano delle cose enormi. Infatti quella enormi. Di Padova è in un vasetto piccolino, sì, così. Alta così. Esatto, un bonsai. Io ne ho una davanti a casa che proprio in questo periodo sta sbocciando. Beh, ma aspetta, quelle lì giapponesi cosiddette, quella colorata che poi perde? E sì. Io quella rosa e bianca, ok, che sfumata. Sono quelle chiamate magnolie, sì, giapponesi, sì, che insomma si vedono molto anche, che però sono abbastanza nuove, devo dire, possono avere, nuove? Penso che abbiano nei nostri giardini la mia età, forse meno. Invece davanti a casa della mia la nonna magnolia, tutta bianca. Brava, che è quella con quel fogliolone, sì, grasso, molto lucido, sì, quella è un classico, ce l'abbiamo, sì, da centinaia d'anni, quindi non, sì, so come è arrivata in Italia, classica delle ville di un tempo. Mia mamma in giardino, infatti ne avevamo già parlato pochi giorni fa, forse perché erano partite delle immagini, e devo dire che è la pianta che io amo di più. Sì. Se c'è una pianta e un fiore è quella, perché poi raggruppa tutto. E ricordo mia mamma che aveva un angolo tutto fatto di queste magnolie giapponesi. Bellissima. Ah, quelle quindi sul rosa. Erano sei, sì, ma di sei colori diversi, quindi c'era quella bianca striata in rosa, poi c'era quella viola con un po' di bordino bianco, quell'altra rosa, erano sei colori diversi, erano alberi, perché aveva, sì, alberi diventati giganti, enormi. Io amavo follemente la stagione in cui questi poi si intrecciavano un po' tra di loro, perché erano molto vicini in quest'angolo di giardino roccioso, l'altezza non era tantissimo, perché potevano arrivare a 5-6 metri, comunque, meno, 4 metri li vedevi lì, sì, ma non come i pini che questa macchia di colore pazzesca. E poi d'estate diventavano tutte verdi, sì, e quindi era una pianta che io amavo alla follia, mentre sul retro c'era una magnolia normale, che io invece odiava perché tirava i ragni. Infatti, stavo per dirlo, la magnolia è rinomata per quei bei ragni ciccioni, per gli aracnofobici, non lo so, delle foglie, dei fiori, non lo so se c'è qualcosa, si trovano bene lì perché è talmente comoda, però bella, quella lì che era la classica magnolia avrà avuto un 20 anni, era diventata, sarà stata 20 metri, una roba, sì, enorme, gigantesca, faceva dei fiori giganteschi, che a me piaceva molto staccarli da stupido, perché come tu lo stai, già non hanno una gran durata. Però sono della magnolia normale, sì, anche un po' appiccicosi, hanno un profumo pazzesco, però dopo 5 minuti li hai in mano, marciscono. Sì, è vero. E quindi, però, è una pianta che amo follemente. Mi ricordo veramente, sì, quando passi vicino un profumo. Quella bianca, però, è quella, sì, normale. Quella, perché quelle colorate non hanno odore. No, non sanno di niente. Ma dici? No. Non
No, o è talmente caso, leggero però... che non è così impestante, anche perché passando, sto pensando a quelle lì che aveva mia madre, sì, passando da lì ne saresti rimasto inebriato, certo. No, in realtà non ho questo ricordo, belle. Mentre l'altra sì, assolutamente. Adesso, adesso iniziano a fiorire. Sì. Meraviglia. Che belle. Vabbè, sì, sto qua, aspetto la fioritura, fiori, immobile. Dai, del nostro, cos'è questo, un Benjamin? È la forsizia, come si dice? Forsizia, credo, è già fiorita, sì. Lei. Sì, che somiglia poi all'altra che c'è nelle prime... Questa è la forsizia, è la prima roba che dà senso di primavera. Si vede in giro, il giallo. Sì. Dopo c'è anche la... come si chiama? Ma sono dei cespugli o degli alberi? No, sono cespugli, questa è una cespugliosa. E anche la ginestra, che c'è in giallo, in viola, bellissima anche la ginestra, che però viene un po' dopo la forsizia. Mm. Lei è il primo fiore della primavera, che si vede ovunque, insomma, perché è una roba abbastanza spontanea. Sì. La si vede, ha questo giallo intenso, zafferano, meraviglioso. Molto bene, sì, ricordo il nome. No, dico perché. Vabbè, era la prima decolorazione della mia vita, avrò avuto 17 anni. Ero quel colore lì. Sì? Forsizia, e mi ricordo che mi prendevano... il primissimo colore che hai fatto? Sì, ma è perché avevo un capello molto... Scuro? Nordico. Sì, scuro. E quindi quel decolorante di 30 anni fa non è uscito il bianco, ero giallo. Era orribile, orribile. E qualcuno mi aveva appunto paragonato alla forsizia, quindi mi è rimasto impresso il nome. Poverino. Va bene, dritti in redazione e andiamo adesso a parlare dell'88 e dell'89, che come si è detto raramente vengono meno, perché se la frequenza del 9 e del 90 a volte la dobbiamo mettere in discussione perché tendono ad arenarsi, il gioco dell'88 e il gioco dell'89 quasi mai. È rarissima l'estrazione dove non arrivano e poi puntualmente dove riusciamo a portare a casa risultati. Ambo con l'88, Terno con l'89 e in questo lotto flash ecco che ritornano i radicali e c'è anche il terno secco con i radicali. Due ambi e un terno è il totale di gioco. Andiamo. L'ho detto al contrario, non due ambi e un terno, ma due terni e un ambo, proprio perché, come vi ho appena raccontato, e poi vi lascio correre all'89 22 77, perché qui lo sapete, il tempo non è quello delle chiacchiere, ambo con l'88, terno con l'89 e terno di radicali. Attenti a queste tre traiettorie che per le estrazioni di domani sera rappresentano un punto fermo. Vi aspetto con l'io al tasto 3. Un bastimento di emozione, mentre vado ad Agrigento, con l'estate in progressione, mentre là mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Quel che provo è un sentimento, fuga dal fidanzamento, mentre vado ad Agrigento, io mi apro al tradimento, mentre là mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Mentre là mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Quel che cerco è un argomento per chiarire quel che sento, mentre arrivo ad Agrigento mi si placa ogni tormento. Perché qua mi aspetti tu,
coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Oh, oh, mentre là mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, ho trovato una ragione. Attenzione! Facciamola dopo, così io ne approfitto invece perché abbiamo 3 minuti prima della pubblicità e facciamo una corsa e andiamo così poi rivediamo il contenuto già visto prima, corriamo in redazione e andiamo a vedere la coppia d'ambi al costo di un caffè. Ho deciso così, vai. Ci vediamo di là. Ci ritorniamo anche dopo la pubblicità perché insomma l'892288 è sicuramente il portale più atteso, costa poco più di un caffè, 2 sono gli ambi. Eccolo che ritorna e anche ieri sera è andata particolarmente bene, ambo nel pagliaio e ambo di numeretti. Io sparisco e finisco nel raccontare che ci sono circa 2 minuti, quindi ce la fate anche perché sapete che proprio l'892288 dura pochissimo, costa pochissimo perché il prezzo è sempre lo stesso e l'ambo nel pagliaio e l'ambo di numeretti, quindi questa coppia d'ambi per domani sera è davvero particolare. È tempo di pubblicità, pochi minuti e noi ritorniamo con l'ultima notizia e poi gli ultimi consigli della giornata di questo venerdì sera. Quindi mi raccomando, rimanete lì perché tra pochissimo io e Marco torneremo con il pupazzo bastardo.
Bastardo? Si veramente? Chiamato, ah, chiamato tra poco, così. Bello, sì, aiuto, tra poco. Rieccoci, come sempre manteniamo le promesse, ultimi 10 minuti di trasmissione. Parto con la notizia, allora, chi è questo pupazzo, denominato pupazzo bastardo di Profondo Rosso? Giudicato uno dei capolavori del regista, Profondo Rosso segna all'interno del suo percorso artistico il passaggio fondamentale tra la fase thriller, incominciata nel 1970 con L'uccello dalle piume di cristallo, e quella veata di horror intrapresa nel 1977. Ma con che carino. Suspiria. Guarda, mi viene voglia di dargli tanti bacini, ma sicuro. Fin dalla sua uscita nelle sale la pellicola ebbe un ottimo successo di pubblico, si segnalano i terrificanti aspetti speciali cui mise mano anche Carlo Rambaldi e la musica del gruppo rock progressivo dei Goblin. Una delle tante scene madri è l'apparizione di questo pupazzo che avete visto lì, un vero momento clou della pellicola. Argento qui non fa uso complicato della macchina da presa, ma la utilizza sapientemente con un gioco di brevi inquadrature di campo e controcampo. E questo pupazzo, diceva GC, che è all'interno di un museo dell'horror, quindi si può andare a vedere. Si può comprare. Dal vivo. Non si può comprare, Marco, mi spiace. Bello, meno male, se no non vengo più a casa tua. Come gadget, carino invece. No, stavo pensando alla genialata di questo film, che era appunto un piccolo bambino. E mi è rimasta impressa quella canzoncina che cantavo, che è la canzoncina di Natale, quando compare questo pupazzo, che poi è un automa, e bambino lì che insomma fa quel che deve fare, ma ricordo la genialata proprio di quando si scopre insomma chi è l'assassino. Adesso abbiamo visto anche un'immagine, tu l'hai visto, sì? No, no, ti dico, l'ho visto, ma ti parlo sempre di chissà quanto tempo fa, chissà come me lo ricordo. Ah, okay, sicuramente quindi, sì. Ok, non ricordi quindi bene tutto, no? Ho rimosso. Chi è l'assassino? Io non te lo ricordo. No, ah, okay. Ma va, no, poi le trame le faccio casino con uno con l'altro, rimuovo tutto. E mi sono sempre chiesto, se quando, perché ovviamente negli anni 70, 80, quando insomma lo mandavano ogni tanto in televisione, non c'era la tecnologia, non era una videocassetta, quindi tu vedevi e mi chiedevo sempre, no, sapendo chi era l'assassino, no aspetta, quando l'ho visto la prima volta, quando si scopre come l'assassino è lì che nasce la domanda, e poi nel rivederlo nella seconda volta non mi ero reso conto se era vero o no il mio pensiero, mi domandavo se quando quella scena era stata mandata all'inizio del film tu davvero lo vedevi, perché poteva essere un trucchetto, quindi non c'era. Certo, no, quindi poi invece mi dici che c'era quella roba lì, certo, per cui l'avresti visto. E mi chiedevo sempre, no, ma quanti non hanno visto come me l'assassino nello specchio e quanti invece magari l'occhio è caduto, perché poi ognuno di noi ha una visione, no? Certo. E quindi qualcuno l'aveva già scoperto. Sì. Ecco perché avevo il dubbio che non ci fosse. Quindi nell'immagine andata un'ora prima, no? Sì, quell'inquadratura non c'era. Non c'era poi niente. Mi dici che c'era e quindi tutti così, no? Oddio, è lei... Quando poi vennero fuori VHS, ovviamente lo comprai. Comprato. E piantai lì la... E c'è, la stronza è lì proprio nello specchio. Perché la stronza, lo sappiamo tutti chi è. Bellissimo quel film, però è veramente straordinario. Bello, bello forte. Adesso mi è venuta voglia di rivedere. È tantissimo che non storico. Lo rivedo. Veramente tanto, tanto. Uno però... dei più famosi, forse, perché... Ma io credo che sì, ci siano tutta una serie di... Ma non tanto le scene, la storia in sé è meravigliosa, quindi poi c'è sempre come, insomma, eccola lì, la vedi? Sì. Per cui quella fu una genialata pazzesca, che in mezzo a quelle teste, no? C'era anche. C'è. E infatti la mia domanda è, ma chi l'ha visto per la prima volta? Avrà magari distolto lo sguardo, ognuno guarda un punto diverso e ha la beccata che era lì, e invece a quanto pare nessuno. No, per quello io no. Avevo il dubbio che non ci fosse, no? Certo. Poteva essere un trucchetto, per cui... Vabbè, comunque meraviglioso. Devo andare. Corriamo di là. Non ci sono specchi? Ultimo, ma per... No. Ci guardiamo intorno. Sì. Beh, poi il finale dell'ascensore, straordinario. Non me lo ricordo proprio. Sì. Una bella catena che si impiglia in quegli ascensori con... Bello.
Andiamo di là, no, è dai, finito il tempo. Mandiamolo in onda. Sono 5 minuti. Pago io i diritti della serata, ma mandiamoli adesso. Allora andiamo, dai, dritti in redazione. Torniamo a parlare di questa bellissima coppia d'ambi con Lambo nel pagliaio e Lambo di Numeretti, perché riesco ad aprire ancora il portale al costo di un caffè, che è il pezzo forte ed è un po' la giocata per tutti. Avete visto anche ieri sera, poi insomma i contenuti del 89 e 22 88 vanno spesso a rappresentare il punto fermo e la vincita migliore. Si spende meno per quanto riguarda le giocate, perché i contenuti sono stringati, la telefonata costa poco più di un caffè, insomma è sicuramente ancora un'ottima possibilità. Ho tutte le linee, ci vediamo di là. Ultima possibilità del venerdì sera di poter usare l'89-22-88, tasto 3, lui è il portale che costa poco più di un caffè, stessa cifra da reti fissa dai cellulari, attenzione a questi due ambi. Ah, dimenticavo, la ruota è una, quindi Lambo ha una sola ruota, Lambo nel pagliaio, Lambo di Numeretti. E allora insieme a Lio al tasto 3. Ramesse il faraone regnava sull'Egitto, quel che faceva storto non gli veniva dritto. Poteva avere tutto pagando a peso d'oro, ma non poté comprare la pappa al pomodoro. Oh bello mio, mi spiace per Pitagora inventava le somme sui quadrati, faceva conti giusti se non erano sbagliati, non conosceva ostacoli fin quando un brutto giorno tentò di preparare i pomodori al forno. Oh bello mio, mi spiace per te, ma il pomodoro ancora non c'è, devi aspettare che arrivi Colombo, che ce lo porti dal nuovo mondo. Sei nato prima, che ci vuoi fare? Niente pomodori da mangiare. Caio Giulio Cesare, in guerra contro i Galli, andava indietro e avanti, per monti e per le valli. E allora di mangiare, là nel romano foro, chiedeva se facevano la pizza al pomodoro. Oh bello mio, mi spiace per te, ma il pomodoro ancora non c'è, devi aspettare che arrivi Colombo, che ce lo porti dal nuovo mondo. Sei nato prima, che ci vuoi fare? Niente pomodori da mangiare. Oh bello mio, mi spiace per te. Finito il tempo,
Questo venerdì sera è davvero terminato, vi diamo una buonissima serata, una buona cena se dovete ancora cenare, noi andremo tra poco e domani appuntamento sempre con Casalotto, pomeriggio e sera sempre solito orario 14:30 e poi l'estrazione che attendiamo là alle ore 20 ovviamente, la quinta intanto grazie Arianna, un buon proseguimento di serata, vi ricordo che le linee sono ancora tutte aperte, quindi anche degli altri due portali che abbiamo visto in partenza, grazie ancora, buon venerdì sera e ci si vede domani. Ciao! Ciao!